Oggi ti voglio raccontare una storia che probabilmente conoscerai anche molto perché tanti formatori o psicologi come me la raccontano, perché secondo me è proprio una storia molto interessante, soprattutto una metafora, che ci aiuta a riflettere su alcuni aspetti della nostra vita. Una rana che si trova all'interno di una pentola, pensate ad una cucina di uno chef. La rana viva è all'interno di una pentola, pentola d'acqua al momento fredda. Ecco, lo chef accende il fornello. La rana, che di solito ama molto gli ambienti caldi, inizia a sentire il calore dell'acqua che piano piano si fa tiepida, dice: "Caspita, oh, non è male, ci sto abbastanza bene, mi adeguo, sto lì." Poi piano piano però l'acqua inizia a diventare sempre più calda e la rana dice: "Beh, allora, cosa faccio? Salto fuori oppure rimango qua? Ma magari mi adatto, dai, è abbastanza caldino, sì, però accettabile." E rimango dentro la pentola. Poi però inizia a bollire l'acqua e la rana inizia a sentire veramente molto caldo. Vorrebbe saltare fuori, vorrebbe uscire da quella situazione perché si rende conto che non ce la fa più. Però le sue zampine sono troppo deboli. E cosa succede? La rana non riesce più a saltare fuori e rimane ovviamente morta dentro la pentola. È una storia che ci aiuta a riflettere proprio sul cambiamento. Il cambiamento è qualcosa che ci ha aiutato nei secoli a sopravvivere. È grazie al cambiamento e all'adattamento che l'essere umano è riuscito a sopravvivere e ci sono altre specie che non ce l'hanno fatta, nonostante fossero magari molto più grosse e potenti di noi, ma non ci sono riuscite. Abbiamo passato, i nostri antenati hanno passato veramente di tutto di più, l'era glaciale, il periodo della siccità, insomma, ne hanno passate veramente di ogni. Eppure siamo riusciti ad adattarci grazie al cambiamento. Però il paradosso è che noi non siamo esseri molto amanti del cambiamento. Ci piace un po' stare nella nostra zona di comfort, nella nostra abitudine, nella nostra routine. E da un certo punto di vista, te lo dico dal punto di vista cerebrale, è anche un bene che noi abbiamo una routine, abbiamo delle sicurezze, perché l'uomo ha bisogno di sentirsi sicuro, di avere delle certezze. Però poi succede che la rana non è riuscita più a saltare fuori. Si è abituata in una situazione che all'inizio sembrava un po' caldino, ma non tanto, diciamo, spiacevole. Poi dopo invece è diventato spiacevole. Ecco, io ti porto questo parallelismo perché delle volte ci succede che entriamo in una relazione, pensiamo per esempio alle relazioni amorose, e non ci accorgiamo subito, o magari non vogliamo accorgercene, che quella relazione o quella situazione o quel determinato aspetto della relazione può veramente bruciarci. Può veramente farci del male, ma non riusciamo a saltare fuori perché ci sono diversi meccanismi. Poi, insomma, la psicologia aiuta in questo a capire perché non saltiamo fuori come rane. Però quello che ti voglio portare in questo video è una riflessione su che tipo di rana sei, perché ci sono anche poche, ma delle rane che invece tendono invece a saltare sempre da una pentola all'altra. Perché non si riescono ad adattare, perché hanno paura di bruciarsi e quindi saltano subito fuori. Ecco, il giusto equilibrio è proprio la cosa migliore. Però ecco, vorrei che riflettessi su questa metafora della rana e magari se hai voglia anche commentassi questo video pensando a te, alla tua esperienza anche nella vita affettiva, nella vita lavorativa, su come sei. Per esempio, nella vita lavorativa ci sono delle persone che tendono a stare sempre nella stessa azienda, non cambiare mai, perché si sono abituate, anche se sono un po' bruciacchiate dagli eventi, però si sono abituate. Invece ci sono delle persone che saltano in continuazione, mai contente di quello che stanno vivendo. Ecco, vorrei che proprio riflettessi questa settimana su questa bellissima storia, metaforica ovviamente, che ci aiuta a capire quando è il momento giusto di cambiare e
L'importante è capire realisticamente quando non bruciarci. A presto.